Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio l'Università di Siena per l'invito, in particolare il Direttore Generale, anche a nome del Procuratore della Repubblica, il Dottor Vitello, di cui oggi sono portavoce e di cui porto i saluti nei confronti di tutti gli intervenuti. Nel corso di questo intervento vorrei brevemente ripercorrere, essendo io un operatore pratico del diritto, quelli che negli ultimi anni sono stati gli approcci legislativi principali in materia di lotta alla corruzione, tentando di porre in luce le diverse finalità che hanno orientato l'azione parlamentare governativa. Numerose sono state le riforme che si sono accavallate, variegate le istanze a cui queste si sono ispirate, spesso mosse anche da input sovranazionali. Nel corso dell'ultimo decennio si è imposto infatti sempre più nello scenario internazionale il tema della corruzione, fenomeno avvertito anche da parte dei cittadini nella sua gravità per gli effetti negativi che determina sul tessuto sociale e sulla stessa competitività del sistema economico, in grado di minare la legittimazione stessa delle istituzioni democratiche. Del problema si sono fatte carico anche le principali organizzazioni internazionali, prime fra tutte l'ONU e il Consiglio d'Europa in particolare, che hanno prodotto importanti strumenti multilaterali con l'indicazione della necessità di approntare strumenti di contrasto. Anche a seguito delle predette convenzioni, numerosi paesi, non solo dell'Unione Europea, hanno sviluppato delle politiche di prevenzione e contrasto ambiziose e molto variegate, anche se fra loro molto diversificate. La lotta alla corruzione è quindi da tempo diventata, anche per effetto della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, una priorità nelle agende politiche internazionali. Minando la fiducia dei mercati e delle imprese, il diffondersi delle prassi corruttive determina infatti tra i suoi molteplici effetti una perdita di competitività per i paesi stessi. Quindi, sebbene misurare la corruzione è compito non certo agevole, attesa l'affidabilità solo tendenziale degli indicatori utilizzabili nel quantificare la quota non giudiziariamente emersa del fenomeno, ritengo opportuno, prima ancora di addentrarci nel composito panorama normativo, fornire alcune indicazioni preliminari con l'intento di dare atto della dimensione del fenomeno e fornire alcune appunto indicazioni preliminari in merito ai costi che il diffondersi del fenomeno corruttivo comporta. In particolare, a tal fine si è soliti distinguere tra dati tratti dalle rilevazioni giudiziarie e dati desunti all'esito dell'applicazione di talune metodologie volte a fotografare la sola percezione del fenomeno. Ebbene, il raffronto tra i dati giudiziari, denunce e condanne, e quelli relativi alla percezione del fenomeno corruttivo evidenzia un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione praticata da un lato e corruzione denunciata e sanzionata dall'altro, mentre la seconda si è in modo robusto ridimensionata negli ultimi 20 anni, la prima è ampiamente aumentata, lievitata, come dimostrano i dati sul Corruption Perception Index di Transparency International, le cui ultime rilevazioni pubblicate nel corso del 2018 posizionano l'Italia al 53° posto su 180 paesi valutati, con ciò riscontrandosi un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni, sebbene le ultime riforme adottate, lo vedremo, abbiano in qualche misura ridimensionato il pericolo di aggravamento. Analoga tendenza registra la Banca Mondiale attraverso le ultime rilevazioni del Rating of Control of Corruption, che collocano l'Italia agli ultimi posti in Europa e con un trend che evidenzia un costante peggioramento negli ultimi anni. Rilevanti sono anche i costi implicati dal fenomeno corruttivo e talvolta anche dalla sola percezione dello stesso. La Corte dei Conti ha stimato in particolare quelli economici in diversi miliardi di euro. Particolarmente gravoso è anche l'impatto sulla crescita del Paese. La diffusione infatti del fenomeno corruttivo altera in primo luogo la libera concorrenza e favorisce la concentrazione della ricchezza in capo a coloro che accettano e beneficiano del mercato della tangente, a scapito di coloro che invece si rifiutano di accettarne le condizioni.
Secondo recenti studi della Banca Mondiale, in particolare, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione, come redatta da Transparency International, provoca la perdita del 16% degli investimenti dall'estero. Oltre a quelli appena elencati, vengono inoltre in considerazione tutti i costi indiretti della corruzione, di ancor meno agevole quantificazione, quali quelli connessi ai ritardi nella definizione delle pratiche amministrative, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio degli interessi collettivi, e infine i costi di tipo sistemico, non misurabili certo in termini economici, e riguardanti valori fondamentali per la tenuta dell'assetto democratico, quali tra gli altri l'eguaglianza, la fiducia nelle istituzioni e la legittimazione democratica delle stesse. Tanto la valutazione delle dimensioni del fenomeno, non più episodico e occasionale, ma sistemico e a larga diffusione, quanto la considerazione dei costi dallo stesso implicati, giustificano quindi la centralità ascritta alla lotta alla corruzione, sollecitata anche dalle organizzazioni internazionali. In particolare, le caratteristiche assunte dal fenomeno hanno negli anni suggerito l'elaborazione di una pratica di contrasto, di una politica di contrasto di tipo integrato, che passi per il rafforzamento sicuramente dei rimedi di tipo repressivo, ma anche e soprattutto attraverso l'introduzione nell'ordinamento e il potenziamento, laddove già esistenti, di strumenti di prevenzione, volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. Su questi piani d'azione è intervenuta dapprima la legge 6 novembre 2012 numero 190, che, se certo non può dirsi risolutiva per la lotta alla corruzione, rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto ai ritardi, alle inerzie del passato. In particolare, la cosiddetta legge Severino ha sicuramente il pregio di tener conto dell'evoluzione che hanno subito i reati di corruzione nell'attuale realtà socio-economica, fuoriuscendo nella sostanza dall'orbita tradizionale dei delitti contro la pubblica amministrazione, cui la topografia codicistica continua formalmente a tenerli ancorati, per ambientarsi in un contesto anche criminologico molto più ampio. In effetti, tradizionalmente i delitti in questione venivano inquadrati sulla base del tipico modello di reato monooffensivo contro il bene istituzionale della pubblica amministrazione, nell'impostazione originaria del 1930, declinata nelle prerogative delle autorità e del prestigio della stessa, nel vigente quadro costituzionale espressa invece nelle doti dell'imparzialità e del buon andamento. Viceversa, nell'evoluzione moderna, i reati di corruzione occupano uno spazio molto più ampio, sia rispetto al perimetro degli interessi sociali in concreto aggrediti o posti comunque in pericolo, sia con riguardo alle forme di manifestazione dei comportamenti tipici, integranti le corrispondenti fattispecie delittuose. Sotto il primo aspetto, i fatti corruttivi, non solo quelli fra privati, ma anche quelli nella sfera pubblica, debbono oggi considerarsi a tutti gli effetti dei reati economici. Da un lato, perché nella predominanza dei casi la corruzione eretta sistema non solo coinvolge interi settori economici, anche di cruciale rilievo, ma addirittura diviene veicolo e strumento di strategia e prassi economico-aziendale, pensate al settore nevralgico degli appalti pubblici. Dall'altro lato, in modo correlato, perché il metodo corruttivo, fungendo da primario fattore distorsivo della libera concorrenza e quindi in ultima analisi del mercato, non solo in ambiti settoriali locali ma anche in quello nazionale e addirittura internazionale, attacca direttamente proprio quegli interessi collettivi che, riqualificati come beni giuridici finali, meta individuali, di nuove versioni quali il mercato e la pubblica economia in genere, rappresentano oggi l'oggetto giuridico appunto assegnato alla sempre più vasta categoria dei reati economici. In tal senso emerge con sempre maggiore evidenza nella prassi che la corruzione, proprio per la sua dimensione eminentemente economica e la sua potenziale strategicità imprenditoriale, è sempre meno un fatto individuale e sempre più un fatto collettivo o collegiale, che vede con assoluta predominanza il soggetto agente coinvolto non uti singulus,
ma come rappresentante o dipendente di realtà economico-aziendali complesse, come per esempio le società di capitali. Non è un caso del resto che su impulso degli organismi internazionali l'introduzione nel nostro Paese della responsabilità cosiddetta amministrativa della persona giuridica per i delitti commessi dai suoi rappresentanti ha avuto come primo e fondamentale bersaglio i reati di corruzione. Appunto perché l'esperienza internazionale segnalava la bribery, cioè la corruzione, come il più frequente e il più insidioso per gli interessi della comunità internazionale dei reati commessi in nome e per conto delle companies, reati dei quali era indispensabile, ai fini di prevenzione generale, rendere responsabili tali entità non fisiche ma dotate di personalità giuridica. Anche la legge 190 del 2012 nasce quindi da questo input sovranazionale, ponendosi in attuazione della Convenzione di Merida del 2003 e della Convenzione di Strasburgo del 1999. In particolare, da questi input sovranazionali si richiedeva al nostro ordinamento, che su questi punti era ancora estremamente arretrato, di garantire una maggiore effettività della repressione del fenomeno corruttivo, anche in ragione del fatto che il nostro Paese si trovava da tempo confinato sugli ultimi gradini del Corruption Perception Index. E si chiedeva altresì di assicurare una certa ed effettiva punizione, soprattutto della corruzione attiva, chiudendo al privato corruttore le vie di fuga che il nostro modello di disciplina originariamente proprio della sua particolare struttura e complessità finiva nelle prassi con il concedere. Si chiedeva infine all'Italia di superare la scansione all'interno del sistema di tutela penale della pubblica amministrazione fra le fattispecie di concussione nella quale il privato che paga risulta vittima del reato e come tale non è punibile e le fattispecie di corruzione che vedono sempre il privato nel ruolo di autore o addirittura di promotore e ovviamente come tale punibile. Dicotomia questa propria ed esclusiva solo del nostro ordinamento, senza paragoni in Europa, e nella quale si ravvisava la causa forse principale del deficit di tutela in questo campo. Proprio le difficoltà interpretative nella fissazione dei contorni e dei confini delle due figure di illecito si riteneva avessero fornito, cioè, facili scappatoie a privati corruttori che cercavano di travestirsi da vittime di concussione e ciò ancor di più a seguito della figura della creazione della figura di matrice giurisprudenziale della cosiddetta concussione ambientale che espelleva dalle fattispecie incriminate qualsiasi connotato di diretta ed esplicita coazione. La legge Severino, nelle intenzioni, ha voluto quindi venire incontro a queste esigenze avvertite a livello sovranazionale, ma si è osservato dai primi commentatori della riforma le ha soddisfatte solo in parte, se non altro perché tale dicotomia tra fatti concussivi e fatti corruttivi non è mai venuta meno nell'ambito del nostro ordinamento. Tuttavia, nella presa di coscienza che è proprio nel campo dell'anticorruzione che si palesa la difficoltà dello strumento penalistico di tipo repressivo di contrastare efficacemente in maniera endemica il fenomeno, la sfera d'azione del legislatore del 2012 non si è limitata a delineare misure meramente repressive e sanzionatorie. In materia di lotta alla corruzione, infatti, preso atto delle difficoltà correlate essenzialmente alla profonda modificazione che ha ispirato il fenomeno, non solo perché è divenuto di vastissima diffusione e non più episodico, ma anche in quanto interessato da una metamorfosi criminologica del fatto corruttivo di tipo qualitativo, destinato a incidere sui soggetti e sul contenuto stesso del pactum sceleris, è interessante osservare l'innovativo approccio manifestato dalla legge Severino, non più orientata esclusivamente dall'egida della repressione, ma improntata, come ho già anticipato, ad una prospettiva di tipo preventivo, di prevenzione del fenomeno, che continuerà a interessare anche gli interventi normativi degli anni immediatamente successivi. In particolare, la legge 190 del 2012 ha per prima individuato una serie di barriere interne alla pubblica amministrazione, volte ad arginare il fenomeno corruttivo, in particolare prevedendo, anche nell'ottica della programmazione normativa futura, in primis l'obbligatoria adozione da parte di ciascuna amministrazione dei piani di prevenzione del fenomeno corruttivo ispirati ai modelli di risk management
di cui la legge si preoccupa di fissare sostanzialmente il contenuto minimo. La legge Severino ha inoltre contemplato l'approvazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del Piano Nazionale Anticorruzione con finalità di coordinamento e la previsione di svariate deleghe al Governo, con lo scopo tanto di implementare la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali in presenza di situazioni di conflitto di interesse o di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, quanto di rafforzare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in generale di riordinare la materia della trasparenza. Sulla base di tali deleghe contenute nella legge Severino, il governo Monti ha lasciato quindi in eredità un pacchetto consistente di misure anticorruzione. Accanto alla legge 190, che delinea appunto l'impianto complessivo e introduce in particolare i piani anticorruzione, abbiamo poi il decreto legislativo numero 33 del 2013 in materia di trasparenza amministrativa, il decreto legislativo numero 39 del 2013 in materia di incompatibilità e di inconferibilità e infine il regolamento che disciplina il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Complessivamente questi provvedimenti costituiscono i mattoni fondamentali nella strategia di ricostruzione di quella ethics infrastructure la cui importanza è da tempo avvertita nello scenario internazionale comparato. Ma anche gli sviluppi normativi successivi nel loro complesso assumono rilevanza nel segnare i caratteri attuali del modello italiano dell'anticorruzione. Meritano attenzione in quest'ottica almeno tre provvedimenti che vanno a comporre lo scenario con il quale è necessario confrontarci se parliamo di lotta alla corruzione. Il primo è il decreto legge 90 del 2014, il decreto cioè che avvia le riforme Madia e che ha disposto l'abolizione dell'autorità per i contratti pubblici, trasferendo le relative funzioni all'autorità nazionale anticorruzione, che viene nello stesso tempo riformata e posta più chiaramente a capo delle funzioni relative alla trasparenza e all'anticorruzione. Proprio nel decreto numero 90 si inserisce, oltre alla possibilità di procedere al cosiddetto commissariamento degli appalti pubblici, una misura apparentemente della portata più episodica che chiamava l'ANAC a svolgere una funzione di cosiddetta vigilanza collaborativa a garanzia del corretto e spedito andamento del grande evento Expo 2015. Si tratta di una previsione che però verrà successivamente estesa ad altri eventi o situazioni simili come il Giubileo straordinario della Misericordia e la ricostruzione post-sismica. Il secondo è il decreto legislativo numero 97 del 2016, detto anche decreto Foglia, di riforma della disciplina in materia di trasparenza amministrativa. Il terzo è ovviamente il nuovo codice dei contratti pubblici, adottato col decreto legislativo numero 50 del 2016, poi in parte riformato nel 2017, un intervento questo molto ampio ed ambizioso e centrale per definire i caratteri complessivi del nuovo sistema italiano dell'anticorruzione. Il descritto set di provvedimenti si rivolge a regolare nel complesso un sistema di contrasto alla corruzione innovativo per l'ampiezza del suo campo e per le relative strategie messe in campo e che va ad incidere più in generale sul fenomeno della maladministration, in forza di un mutamento di prospettiva per cui diventano rilevanti situazioni nelle quali il rischio è meramente potenziale, il conflitto di interessi è apparente, ma in presenza delle quali è necessario entrano in gioco misure di allontanamento dal rischio, con scelte che talvolta prescindono completamente dalle condotte individuali. Il focus si sposta cioè dalla patologia dell'illecito alla presenza di un rischio e la strategia di contrasto si rivolge quindi ai conflitti di interesse da evitare, conoscere, controllare, mettere in trasparenza. Il tutto in un disegno complesso fatto di misure specifiche e regolazioni settoriali tenute insieme da due collanti, uno organizzativo che ha come perno l'ANAC, l'altro procedurale e organizzativo che si sviluppa in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC e attraverso cui l'autorità fornisce a tutte le pubbliche amministrazioni tenute ad adottarlo a livello decentrato le indicazioni di carattere generale.
ciascuna amministrazione è quindi obbligata, a pena di sanzione amministrativa che grava sui suoi vertici, a predisporre un proprio piano coerente con le indicazioni del piano nazionale, ma che sviluppi la propria specifica azione di gestione del rischio corruzione, adattando le indicazioni nazionali al caso specifico. Nell'impianto complessivo delle riforme, una misura di prevenzione particolarmente importante è poi appunto la trasparenza amministrativa, che si pone come una sorta di antibiotico a largo raggio, particolarmente utile per contenere fenomeni di maladministration diffusi e di variabile gravità. L'importanza di questo strumento nella prospettiva dell'anticorruzione è avvertita in tutto lo scenario internazionale e trova una manifestazione particolarmente chiara, ma anche ampia e articolata, proprio nella recente legislazione italiana, che ha costruito nell'arco dell'ultimo quinquennio un modello ricco di potenzialità. In particolare è progressivamente maturato un sistema di trasparenza basato su due modelli: quello degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, la cosiddetta amministrazione trasparente, in open data, oggetto di una disciplina ampia ed organica con il decreto legislativo numero 33 del 2013, e ora quello dell'accesso civico generalizzato, ispirato al modello delle legislazioni foglia e introdotto con il decreto legislativo numero 97 del 2016. La trasparenza non si esaurisce però attraverso questi due meccanismi, pure importanti. È un valore di fondo e un'esigenza di sistema che caratterizza nel suo complesso la logica della prevenzione della corruzione, dove scopo di numerose misure organizzative e procedurali è proprio quello di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi. In questa prospettiva si spiega uno strumento che di recente è stato opportunamente rafforzato in via legislativa, e cioè la protezione del cosiddetto whistleblower, la vedetta civica, chi cioè dentro un'organizzazione avverte l'esistenza del malaffare e quindi dall'interno contribuisce a rendere più trasparente l'amministrazione. A questo quadro, già molto ampio ed articolato, si affianca il ruolo che l'ANAC è chiamato a svolgere in materia di contratti pubblici quale autorità di vigilanza in materia. La scelta del legislatore del 2014 di concentrare in un'unica autorità indipendente le materie dell'anticorruzione e degli appalti pubblici e di affidare all'ANAC le funzioni e i compiti in materia di vigilanza e regolazione in materia di contratti produce una serie di effetti positivi sul sistema, primo fra tutti l'effetto di natura organizzativa discendente dall'integrazione tra il campo dei contratti e quello dell'anticorruzione e della trasparenza. Questa concentrazione di funzioni diviene innanzitutto concentrazione di conoscenze della normalità e quindi comprendere almeno in parte specifiche situazioni di rischio diventa più agevole. Il campo dei contratti è infatti il primo nel quale l'autorità ha sviluppato una serie di indicatori di anormalità e di rischio, cosiddette red flags, utili ad attivare la funzione di vigilanza, ma che si inseriscono ora in termini più complessivi nelle strategie di prevenzione del rischio di corruzione. Nell'arco di un quinquennio, a partire dal 2012, può quindi ragionevolmente affermarsi come nel sistema amministrativo italiano si sia radicata una nuova funzione di prevenzione e contrasto amministrativo della corruzione, affiancatasi al modello tradizionale di approccio repressivo che aveva connotato fino a quegli anni il sistema italiano e che aveva mostrato con chiarezza i propri limiti, come evidenziato a livello scientifico nel dibattito pubblico, in particolare a più di un ventennio dall'avvio di Mani Pulite. L'eredità di quella stagione di supplenza del giudice penale è apparsa non poco controversa. Numerosi dati e indicatori, oltre a nuovi e non meno gravi scandali, basti pensare al MOSE, basti pensare a Mafia Capitale, hanno dimostrato l'effetto solo temporaneo, in ultima istanza insoddisfacente, della mera repressione. Ecco allora affermarsi una nuova strategia, una nuova funzione amministrativa di prevenzione della corruzione. Va osservato tuttavia come questa impostazione prettamente preventiva sembra aver subito un cambio di rotta con gli ultimi interventi normativi in punto di anticorruzione. In particolare, il solco di matrice più prettamente repressiva, già in parte tracciato con la legge 69 del 2015, è tornato a manifestarsi in pieno con la novella di recentissima introduzione e più nota come legge spazzacorrotti, ovvero la legge 9 gennaio 2019 numero 3. Tale intervento normativo, rimbalzato nei mass media in maniera preponderante per le novità ampiamente criticate in materia di prescrizione,
Si è infatti prevalentemente focalizzato da un lato sulla necessità di rivisitare i tratti di alcune fattispecie incriminatrici e dall'altro sul profilo accertativo di tali reati, e con particolare riferimento agli strumenti investigativi messi a disposizione del pubblico ministero. Ed è proprio in quest'ottica che si assiste a una forte equiparazione dei reati contro la pubblica amministrazione e delitti di stampo mafioso, ravvisabile tanto nella previsione di una causa di non punibilità del cosiddetto pentito e di una disciplina ad hoc in materia di agente infiltrato, quanto alla rinnovata possibilità di utilizzare mezzi invasivi come il captatore informatico, a prescindere dai limiti costituzionali intradomiciliari. In conclusione, la ricostruzione proposta mostra un disegno ricco e sfaccettato, frutto di uno sviluppo normativo complesso, maturato in un arco di tempo limitato e sulla base talvolta di esigenze diverse e contingenti. Un disegno che richiede di essere governato, che rivela ancora importanti difficoltà nell'essere compreso, accolto ed efficacemente attuato da tutti gli operatori del sistema. E ciò è indice di come probabilmente una lungimirante politica di contrasto della corruzione non possa più prescindere dall'ascrivere un ruolo primario alla diffusione della cultura della legalità e dell'etica anche e in primis nella società, predisponendo percorsi formativi mirati nelle scuole e nelle università, aspetto questo ancora ampiamente carente nelle novelle legislative. In altre parole, quanto mai importante rimarcare, specialmente oggi in questo contesto, che la politica di contrasto alla corruzione può davvero essere efficace solo se cresce il consenso attorno all'idea secondo cui si tratta di un fenomeno che sta danneggiando il paese, l'economia, la vita quotidiana dei singoli cittadini. Un fenomeno che certo può essere sconfitto, ma che va osteggiato e mai tollerato, specialmente perché funge da ostacolo proprio nei confronti di coloro che più hanno merito e più hanno bisogno, primi fra tutti i giovani. Come hanno efficacemente osservato ora autori molto più autorevoli di me, la corruzione è un tarlo, è un male che va contrastato, con la repressione penale, certo, ma anche e in primis con un sistema di prevenzione da migliorare e da irrobustire, specialmente con la diffusione in tutta la società della cultura della legalità. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo la dottoressa Faina, credo che sia stato veramente un excursus storico molto interessante, perché insomma ha collegato molto il discorso corruzione e poi soprattutto trasparenza, quindi credo che sia stato importante porre l'accento sul discorso sia repressivo ma anche, come diceva negli ultimi passaggi, molto importante la prevenzione, ed è su questo su cui noi lavoriamo costantemente tutti i giorni. Quello che vorrei segnalare alla nostra riflessione di quello che diceva la dottoressa Faina non sono soltanto i costi diretti della corruzione, perché evidentemente noi come università magari percepiamo anche nel nostro mondo poco il discorso del costo diretto, per come l'ha impostato la dottoressa Faina, che è corretto da un punto di vista dei contratti, degli appalti e quant'altro. Quello che mi piacerebbe segnalare è quello che vi dicevo anche all'inizio, cioè trasparenza significa anche buoni servizi, significa cura del servizio e significa anche cura dell'immagine dell'università nello specifico, ma del mondo universitario, e su questo credo che il mondo universitario tutto deve lavorare molto, perché secondo me stiamo subendo molto dei costi indiretti della corruzione nell'ottica e nella visione che hanno, diciamo così, i politici che generalmente governano nei nostri confronti, perché secondo me l'università è, giustamente o ingiustamente, lascio anche a voi il giudizio di valore, sotto i riflettori anche per molte fattispecie corruttive che in qualche modo vengono imputate al mondo accademico, al mondo universitario, e questo per noi credo che sia una realtà che dobbiamo cercare di sconfiggere al nostro interno, perché solo così riusciamo a sconfiggere quei costi indiretti che noi subiamo da questo tipo di attacco, che un po', diciamo così, ci viene dall'esterno, ma che evidentemente ha anche radici interne nel sistema universitario.
e che secondo me è particolarmente importante da sconfiggere, perché il mondo e la realtà accademica ritorni a essere importante in Italia, importante per la formazione dei giovani, importante per la formazione delle classi dirigenti, perché altrimenti rischiamo di smontare un sistema e di colpevolizzare un sistema che invece dovrebbe garantire il futuro della nostra società e dei nostri giovani. Chiusa la parentesi, la lascio alla vostra riflessione.